Bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, attività bomba, avrete già visto anche in giro, l'ho portato un po' in ritardo perché come al solito Rockstar mi mette i bastoni tra le ruote e ci ho messo un pochettino più del solito per prendere quest'arma. Comunque sia ragazzi, vi lascio in descrizione le attività per tutte le piattaforme ragazzi. E a questo punto, una volta che avete messo l'attività tra i preferiti tramite il social club, dovete avviarla. Troverete nei deathmatch ragazzi, e una volta che l'avete avviata dovete uccidervi, se avete la possibilità, o farvi uccidere continuamente ragazzi, e controllare la ruota delle armi ogni volta che rispawnate, finché non vi spawnerà la Raygun. Allora ragazzi, c'è gente che ci ha messo 2 minuti, veramente si sono uccisi 2 volte e hanno preso la Raygun. C'è gente come me che purtroppo ragazzi è sfortunata, non so cosa pensare, ci ha messo un pochettino di più, e per un pochettino di più intendo un'oretta ragazzi. Ho fatto questa attività 5 volte prima di riuscirla a prendere. A dire la verità, la seconda mi era uscita, ma io poi non so che cazzo ho combinato, sono uscito dal cerchio giallo e sono esploso, quindi l'ho persa. Comunque ragazzi, state attenti, controllate bene ogni volta che rispawnate se avete l'arma in mano. Quindi ragazzi, a una certa, dopo che ho ristartato l'attività più volte, a sto giro, dopo circa 10 minuti che stavo nell'attività, finalmente mi ha dato sta cazzo di Raygun, ragazzi. State attenti, perché se la skippate dovete poi sbattervi ragazzi per recuperarla in una maniera assurda, perché a me è successo proprio questo. Quindi guardate bene, finalmente questo è l'ultimo respawn che faccio, dopodiché avrò l'arma finalmente addosso, che è una bomba ragazzi, è una figata. Quindi per salvarla cosa facciamo? Ce ne stiamo un pochettino ragazzi, fermi senza fare niente. Quindi cazzeggiamo un minutino di tempo così nell'attività, spariamo un colpo e basta, in modo tale ragazzi da salvare, da far sì che il gioco capti che noi stavamo usando quell'arma per ultimo. A questo punto semplicemente aprite il telefono e quittate l'attività AXA oppure X quadrato X se giocate la play, raga. Attività per tutte le piattaforme. E a questo punto, quando spawneremo di nuovo in lobby, e sbada bam, raga, abbiamo la Raygun a gratis nel nostro inventario, nella ruota delle armi. Andiamo subito a fare munizioni tutte ragazzi, la carichiamo e abbiamo 20 colpi di sta arma illegale. Perché è illegale raga? Voi dovete vedere i danni che fa. Non ho ancora avuto la cosa di testarla ragazzi bene in lobby combattendo con la gente, perché sinceramente ho perso tempo da un'altra parte. Che adesso, prossimo video, piccolo spoiler raga, il mod menu su Xbox Serie X esiste? Non lo sappiamo raga, vi faccio vedere una clip assurda girata in una live. Bella, bella raga. Comunque a questo punto, una volta che abbiamo l'arma, dobbiamo salvarla raga. Quindi la carichiamo. Dopo che l'abbiamo caricata ci dobbiamo fare un cambio stile, in modo che in basso a destra ci sia il cerchietto giallo. Raga, se non vi dà il cerchietto giallo non cambiate lobby, non chiudete il gioco, andate a procurarvi quel cerchietto giallo. Io per esempio ho rubato una macchina del civile e sono andato da Los Santos. Perché? Perché gli aveva preso male. E come al solito a me mi succedono sempre queste cose. Volevo salvare, facevi cambio stile ragazzi e non mi dava il cerchietto giallo, quindi per forzarlo sono andato da Los Santos Custom con un veicolo del civile, l'ho riparato e sono uscito ragazzi. Quindi a questo punto avremo salvato la Raygun, potremmo farci un altro cambio stile per sicurezza e raga dovrebbe rimanervi in eterno. Potrebbe succedere che sparisce, se sparisce rientrate nell'attività raga e ve la riprendete. Quindi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, condividete i miei video, attivate le campanelline, mettetele su tutte e sbadabam, al prossimo video che sarà una figata pazzesca.